Preso il top player, topo player, centrocampo, Carlos Alcaraz. Questo vediamo. Ma no, ragazzi, jolly del Southampton. Ma no, ragazzi, scudetto la Juventus, basta, non ho più dubbi. Omonimo del noto tennista spagnolo, il centrocampista del Southampton ha dato l'ok. Ciao Sfera Bianconeri, oggi visa a Londra, classe 2002, giocatore centrocampo, va bene, Carlos Alcaraz ha segnato col Coppesanti, Giuntoli, faceva tempo di Giuntoli, quando Giuntoli prende questi giocatori, ragazzi, io già ci siamo eccitati, mi eccito! In che caso aspettavamo Bonaventura, Pereira e noi tutto ambiente juventino, ma com'è possibile? Perché lui che fa depistaggio, depistaggio. Depista le cose, capito? Dice, spesi i pallati, Bonaventura, Pereira, ci penso io. E adesso abbiamo il colpo, il tennista che non è tennista. Ah, ora perché questi giornalisti parlano di tennis? Non è Sinner, non è Sinner. Ragazzi, io sono, sapete, sono obiettivo, no? Ma siccome c'è gente che ha 70.000 quattro iscritti, fanno 30 minuti di video, capisci meglio di calcio, cioè tu devo... I follower secondo attacco a quello qua, Chan Hamsi, dicono no, ma quello spiega calcio, capisce più di te, meglio di te, sì, copia e incolla fa, praticamente, capito? Scrivi, chi ci vuole a scrivere la Carlo su caca, a cazzo qua, a cazzo qua, a cazzo, scrivi, oh, che intendito, copia e incolla, capito? Si è studiato tutto, chi ci vuole a fare così? Comunque, ragazzi, visto che lui capisce di calcio, sentiamo cosa dice l'intenditore più intenditore di Impare Palermo. Vediamo cosa dice per quanto riguarda. Io non lo conosco, sincero, di Carlos Alcaraz. Sentiamo. Oh, feci 22 minuti di video, 8.000 visa, 8.000 visa. Ragazzi, sentiamo all'intenditore esperto di calciomercato, lui che diceva che doveva arrivare la Guardiola, 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 capisce di calcio, capito? Lui che quando arriva un giocatore, ma Allegri lo rovinerà. Mica ragazzi, stava godendo Amsinder. Vediamo, sentiamo. Sergio, io sono adesso utente come voi, quindi spiega chi è Carlos Alcaraz. Spiega l'incompetente, l'intenditore di calcio più degli juventini del web. Sentiamo, silenzio. Ciao Darsi, Ciao Amsinder. Carlos Alcaraz dal Southampton in prestito oneroso per 5 mesi con diritto di riscatto a 30-35 milioni. Questa è la notizia nella notte, nelle ultime ore, letteralmente, nelle ultime ore del Aspetta mercato di... di gennaio, Scusate, l'abbiamo cara, fatta per giovane. quanto riguarda la Shhh! Juventus, per quanto riguarda Giuntoli. Abbiamo tante cose da dire, intanto Lavorano. dettagli saranno ancora da definire, quindi per il momento si tratta di visite mediche, vediamo milione più, milione meno, diritto di riscatto, obbligo mascherato, ma parliamo di calcio giocato e parlando di calcio giocato, come gioca Carlos Alcaraz? Un giocatore che è stato acquistato dal Southampton a gennaio 2023 per circa 16 milioni ed è entrato quindi nel calcio europeo dalla porta principale in Premier League. Poi però c'è stata la relegation e quindi il Southampton quest'anno gioca in Championship. E sta giocando tanto, parliamo di un 1300 minuti da centrocampista che come età ha 21 anni perché da poco, tra l'altro 30 novembre 2002 di La Plata, Argentina, era cresciuto nel Racing, piede preferito destro e sa interpretare moltissimi ruoli di centrocampo. Ha tra l'altro, ecco, in Premier l'anno scorso 18 presenze con 4 gol e 2 assist. Inchio, Mica perché male, noi quest'anno in Iniesta? Championship 23 presenze con 3 gol e Fortissimo. un assist. E poi naturalmente aggiungiamo le altre competizioni. No, Per la nazionale argentina è il maggiore, per ora nuovo ancora zero, quindi Davids, è nelle no, giovanili. Che è il nuovo. giocatore è? Sì. È un giocatore, per quello che ho potuto visionare tramite Y Scout, quindi Lo parliamo di visionare. non di quelle clip con The Best of che trovate anche su YouTube, che sono assolutamente riduttive, che raccontano solo una parte, ma una minima parte di quello che sa fare un Arrivato calciatore. lui. Quindi, guardando più approfonditamente alla sorgente, alla fonte delle Fonda. partite La giocate di fonda. recente e in questa stagione da Carlos Alcaraz, parliamo di un centrocampista veramente forte, un Forte. ottimo Detto centrocampista, un lui. giocatore molto bravo. Dal punto Bravissimo. di vista tecnico,
di movimenti nello spazio, di Lo spazio. intelligenza anche nei movimenti, dal punto di vista della proposta, della costruzione, sa fare anche regia, sa supportare l'azione d'attacco, sa Leggi, mandare i compagni in porta in che diversi modi che bravo. C'è vediamo bisogno, lo come, leggo e poi pure io sa su Wikipedia. inserirsi, sa tirare bene dalla distanza, sa fare anche delle ottime geometrie, Spiegacacci. non è bravissimo nei ripiegamenti difensivi, è Non è molto bravo. Ma pigro, molto pigro è nei ripiegamenti pigro. difensivi. Se Non. la cava abbastanza bene con il colpo di testa, Io soprattutto non lo nell'area domo. Buonanotte, ragazzi. avversaria, e per quanto riguarda i duelli, quindi un po' la gestione del pallone nelle parti sporche della partita, è abbastanza bravo nella protezione del pallone anche a livello dinamico, un po' meno nell'andare a recuperare, però il suo contributo difensivo è importante. In che modo manda i compagni al tiro o costruisce le azioni? Con dei filtranti, quindi saprebbe servire Vlahovic sulla corsa nell'attacco della profondità, Ah, sì, ma ma anche c'è con degli allegro, però. ottimi passaggi smarcanti diagonali che fa molto di frequente per gli esterni. Però lì devi avere lo schema, quindi Alcaraz è in grado di passare il pallone tagliando di netto, mettendo fuori dai giochi i Il difensori nuovo avversari, Xavi, servendo l'esterno dentro il l'area nuovo o al gioco limite F, dell'area, al limite corto dell'area, sul il lato nuovo opposto Rui dell'area, Costa. per poi andare a fare magari un cross a scavalcare la difesa, un cutback. Quindi è un giocatore che ti sa fare il pre-assist, diciamo così, sa mettere i compagni sia per il tiro sia per l'assist. Sa anche passare molto bene, quindi palloni in area di rigore, poi è dinamico, quindi si propone continuamente e scarica velocemente il pallone di prima, molto spesso, per poi proiettarsi in avanti nello Quanto palle spazio. che sono, Stiamo parlando adesso. tra l'altro di un Southampton che, per quanto mi è stato possibile vedere, gioca con tre difensori dietro e tre centrocampisti. Sì, proprio in Alcaraz non è gol, sì. Lo regista sto hundendo, e vedete. gioca Lo mezzala sto sinistra, piede hundendo. destro, quindi mezzala sinistra, piede invertito. Ma nello sviluppo di gioco del Ah? Southampton, che E i gioca folli molto dicono, bene, ah, quello spoiler, il Southampton gioca meglio spiegacaccio. Ma dell'Allegra così è, Juventus, copia che in non gol, fa chi per ci dire vuole fare tanto per YouTube dire cosa? un'altra. Alcaraz si propone anche come regista aggiunto, cioè si avvicina ai difensori per farsi dare il Appena pallone non Ram se lo chiedo vedere, poi in un assetto di fortissimo, impostazione che non vede un top regista play, fisso, però top fondamentalmente non è lui il centrale di centrocampo, è una mezzala. Una mezzala che in questo play. Mi momento dicono sta la momento, giocando ma si parla prevalentemente a troppo. sinistra, ma in passato ha giocato anche come mezzala ala destra. Ora, come Mannaggia. cross non se la cava benissimo, anche come cambio di gioco Non è più lancio buono, lungo. grosso, non è più Quindi buono. sarebbe Prima un c'è giocatore forte, da poi ne è mettere forte. più dentro le linee, più in mezzo, cioè Una in mezzo Ramon dove l'hai spazio detto qua? da mezzala più che da esterno. Però saprebbe fare anche quello. Ha anche un'ottima dinamica di corsa, è abbastanza veloce, più in avanti Arre, veloce, che dobbiamo più dire, l'hai è ripetuto, abbastanza basta. pigro. E a questo punto vi leggo anche un po' i È dati pigro, due volte. statistiche di Wyscout, È quindi pigro! sono oggettivi al di là Prima delle è top play, impostazioni poi è pigro. filtrate che vi posso dare da quello che ho visto, che comunque sono Ha fatto immagini oggettive, 8.000 e poi visual. facciamo tutte le Uno che c'ha considerazioni di tutto il 74.000 iscritto, corrente 8.000 visual. mercato. Dunque, Alcaraz, Ma nella tu ci sua capisci le carriera, calci? tra tutte le Bacio competizioni niente, utente. ufficiali, secondo Wyscout, partecipa a circa 72 possessi a partita, quindi sono tanti. Non ha un altissimo però tasso di riuscita, cioè di successo, ma questo dipende anche un po' dalla squadra, quindi Cazzo il dici questo? 57% delle volte il possesso viene Si mantenuto capisce in niente queste quando azioni parla. a cui Alcaraz partecipa. 0,23 gol a partita, quindi segna relativamente poco, però se avete visto almeno la compilation I dei gol, centrocampisti potreste a vedere segnare che qua, che sa segnano segnare sia da fuori area con degli ottimi qua. tiri, sia anche farsi trovare Sì. addirittura per il tap-in dentro l'area. 0,09 assist, e su questo è veramente deficitario, fa pochissimi assist, anche se poi alla fine Pigro, pigro, nel dillo, è suo sviluppo pigro. di gioco potrebbe anche Pigro, dillo, dillo. capitare Pigro? di farne di Anch'io più, sono pigro perché oggi. per come Non voglio gioca parlare di e come manda i Alcaraz qua. compagni anche al tiro, tira 2,3 volte a partita con un tasso di conversione del 2,3 volte. 37%. Per esempio, nell'ultima partita del 28 gennaio contro il Deve Watford, cancellare aveva il giocato ritmo. 1-1 a Ah, 44 sta minuti, morendo. di cui uno nello specchio. Un Poi, insomma, alternaci ramo. normalmente Un ramo con di me. compagni Un esterni, poi con ramo. l'esterno. Una. Tre. 0,22 XG a partita, che XG, questi cazzi però di è in XG. linea Ma con che è i questi gol e XG non è qua? malissimo. Madonna. 35-36 passaggi a partita con l'82-83% di precisione. Lanci lunghi circa 2 a partita con il 65% di precisione, come vi dicevo, non è bravissimo. Buonanotte. Cross, mezzo cross a partita con il Mezzo. 24% di precisione, quindi può migliorare. Più di 4 giri a partita con un tasso di conversione del 54%. Prima c'è Quindi top una play, poi partita fa con mezzo cosa a più duelli partita. aerei, ecco, si Vedi avvicina al 50% di
Ma come Vittoria si anche in fa, seconda, guarda? È oltre l'Useco 4 a quello là, gol ieri, guarda, ha aspetta. fatto 3 intercetti a partita, anche più di 3 intercetti a partita, questo è molto positivo. 12 palloni persi a partita, di cui circa il 30% nella propria 12. metà campo, e circa 6 palloni recuperati a partita, di 26 palloni cui quasi il recuperati, 12. 50% nella metà campo avversaria. Questo già dice Minchia tanto del teoria che fa lui, posizionamento guarda. tipico di Boh. Alcaraz, che per il resto, Ma no. a livello È disciplinare, un non torna robot granché. allora, Non si robot, robot. segnalano Abbiamo Alcaraz dunque i robot. gialli e rossi, neanche Non è cartelli quello gialli. che Per scappò quanto riguarda Lukaku, il recupero di palloni, ecco, Alcaraz. duelli difensivi sono circa 6 a partita con il 56% di riuscita. Per quanto riguarda invece i duelli offensivi, Mi sono fa circa male adesso 9 a quando partita, cioè sento un quando. giocatore che tiene più il pallone, quindi Ma lui intenta spiega più di caccio, male, subire un tentativo di spettate. recupero del pallone, però Spiega caccio. con un tasso di vittoria basso, 36. Quindi questi dati smentiscono un po' quello che ho visto, ma potrebbe essere anche un discorso delle ultime partite che io ho guardato, dove magari è migliorato Lui ha guardato. nella Ma protezione dei nessuno palloni e conosce comunque sto cerca di Alcaraz. recuperare il pallone. Di Come mi cui prende per il poco conta, culo, ci dicono guarda. anche la sua fisicità, e non è elevatissima perché fa 3 duelli di palla contesa e mezzo, 3 e mezzo a partita, con però uno su 3 riesce a vincere lui, uno su 3 è un po' poco. Quindi non è un centrocampista fisico, non è un interditore, non è un Non è duellante. intenditore. Come scivolate 0-3 a partita, come dice Scivolate? tanto c'è Giallo I Catelli, rovesciate fa? quasi una spazzata a partita Una perché spazzata? appunto sta Un poco, liscio lo poche fa? volte in difesa, quindi gli capita poco di dover spazzare, Ah. quasi un fallo e mezzo a partita Un che palo e tutto sommato ci può mezzo. anche stare, riesce a confezionare circa 0,8 passaggi per il tiro, quindi Minchia. comunque circa una volta a partita manda almeno un giocatore, almeno un Buonanotte. compagno Oh, al voglio tiro. 8.000 viso come quello. Tocca tra l'altro più di Scusa, due come? volte il pallone Lo dico anche in io? No, due, che non è manca 1.000. tantissimo, Lo dice però lui comunque è un 8.000. centrocampista che è un po' tuttocampista, è un buon dato, compie anche circa due allunghi a partita e Allunghi, no? recentemente ne sta Salta il facendo lungo fa pure. anche di più in alcune partite, due a partita, quindi comunque anche lo strappo, ha il box to box, ha il boxing to Ah, boxing, cosa? Ho visto spot, lo fa box to le box, macchine, come show i macchine, fa passaggi ho visto filtranti, lo spot dicevo, 0-6 a partita sono abbastanza. 0-6 a partita sono un buon numero di filtranti, come Filtrante. expected assist 0,09, avevamo Chi detto che spiega? ci Un sono robot? assolutamente Un minimi robot dati sta assist, un spiegando. po' Tutti pochi, proprio a e quindi dettaglio. passaggi verso la tre quarti avversaria circa 5 a partita con il Ma caga a meno, 70% di caga riuscita, no. Ci verso piace l'area di femmina, rigore fotta a 1 e meno. mezzo a Io ho fatto, partita le ho con circa il fatto 60% di precisione, riceve circa un po'. Mamma. 27 passaggi a partita, questo per dire Che rispetto alle azioni a cui annoiando, partecipa, quindi non è guarda. cercatissimo, ma è anche Caghi di che. lui un attento con il pallone, questo è importante, quindi è un Tu coglione centrocampista 5 metri che sono. discreto, ripeto, dinamico, che Scassa si lascia cazzo. coinvolgere nel Come gioco ciao, dammi. aereo. E infine passaggi in avanti accurati sono 9 su un totale, abbiamo detto, di 27, di 35 Voglio a 8.000 viso partita, come lui, con un eh. 68% di precisione. Questo è quanto su come gioca e sulle statistiche. E penso di aver fornito un quadro piuttosto ampio e dettagliato, anche approfondito. Fatemelo sapere Intenditore. comunque anche nei commenti, perché la cosa fondamentale quando si tratta di calciomercato è anche il calcio giocato. Come sta giocando, come gioca, quali sono le sue caratteristiche. E questo epurando da qualsiasi tipo di giudizio, da qualsiasi tipo di commento. Quindi la Juventus prende, anche se per ora è in prestito e da capire con quale sbocco di titolo Sbocca? definitivo, un ottimo centrocampista giovane che ha esperienza internazionale, perché tra l'Argentina e È l'Inghilterra, anche la forte? Premier Ah, League, ha è fatto forte. ottime cose. La cifra di riscatto è piuttosto alta, anzi diciamo pure che è alta, 35. in linea con centrocampisti forti, ma con quella cifra se ne potrebbero prendere, e anche con 20 milioni o 25 se ne potrebbero prendere tanti altri, il che non significa che non li valga, magari li vale pure, li varrà se sarà riscattato, però Quindi? dobbiamo collocarci con i piedi per terra e capire un po' la situazione. Perché Ma alla fine, no? Alla fine tutto sto bordello è fortissimo, è stra top play di top play, spiega tutte cose di me. Poi io sento, se tutte vengono i suoi followers là, si interessa la maggior parte. Ma quello spiega, quello capisci più di te, ma tu cosa capisci, capito? Tutta teoria, bella così, ah così è. Quindi io vado praticamente, scrivo nome e cognome, ah grazie, c'è tutto praticamente, il suo curriculum, io praticamente, ma studiare cosa fa, ha fatto questo, questo, questo. E nessuno ascolta a me. Giornalisti, nessuno sa di questo hacker, nessuno. Ma arriva lui, ma lui, chi ci vuole fare? Ha preso in giro tanti milioni di italiani, milioni di interisti, soprattutto interisti.
Juventino, ecco che ci vuole avere 74.000 iscritti, perché lui sa argomentare, ha la pallantiera. Io ti ho detto sempre, cosa capisci quello di calcio? Cosa capisce di calcio quello? Cosa capisce? Cosa capisce? Ora ti dico che è il vero intenditore. Allora, ha preso Alcaraz, no? Bene, che non è tennista. Ragazzo giovane, capito? Però si deve vedere da Southampton, uno che gioca in Inghilterra da Serie B, sa noi che c'è un po' scippola, da Serie B, si deve vedere dall'Inghilterra, viene in Italia, un altro tipo di calcio, c'è l'allenatore che influirà pure, sa vedere poi con nuovi compagni se si adatta al gioco di Allegri, si deve vedere ragazzi, perché uno può essere uno fortissimo, ma poi alla fine se aveva gli schemi, deve capire come gioca McKennie, deve capire come gioca Rabiot, c'è un campo ragazzi. Però una cosa diciamo che mi fa piacere, mano di Amazon, capisci un cazzo, che praticamente giù, mentre che noi parlavamo ieri di Bonaventura, Pereira, noi eravamo tutti sconcertati, vedi, giunto alla fine, sì, giunto dice parlate, parlate, lui praticamente va, vedi, lui dice una cosa, magari, e poi va a vedere altri giocatori, quindi ragazzo giovane, quindi io suppongo che questo lo metto come tipo il cambiasso della situazione, ma anche voi pure fotte, perché ancora è due testa di mica, non fa mai giocare. Secondo me, ragazzi giovani, Iliz, abbiamo scoperto Iliz, quindi io sono convinto che Giuntoli ha preso questo giocatore. Io sono convinto, ma non perché dice c'è Namis, non perché dice quello, non capisce un cazzo. Sono convinto che Giuntoli ha preso il giocatore, potrebbe essere un giocatore valido, va bene? Ora andiamo a vedere poi sarà a vedere poi il campo, così è padrone, quindi dobbiamo vedere chi è questo Alcaraz. Carlos Alcaraz, non Alcaraz. Ripeto, io non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai visto, capito? Poi magari ora vedi l'immagine. Guarda, quando tutti i giocatori che li guarda, no, aspetta che mi tocco. Quando picchiavo Ramsey, quando picchiavo Melberg, quando ha preso il giocatore strano, una volta picchiavo penso e Snyder, ha preso il bomber Snyder, vedevamo là le live là tutti su YouTube, dice minchia chi se fuori, ma oh Ramsey, capitano dell'Arsenal, fortissimo. Poi subito qua hanno fatto un fiasco, quindi si deve vedere. Si deve vedere in questa Juventus, capito? E poi ora vediamo quando cazzo gioca questo, quando gioca subito, capito? Come una cosa fa piacere che la Juventus, se vuole vincere questo campionato, deve prendere almeno due centrocampisti. È lì che deve puntare la Juventus. Se punta due centrocampisti, allora sai, non c'è Inter che tiene, che è verità, perché l'Inter alla fine l'asta, vero? Due punti, tre punti, mi pare che era tutta l'Inter su tutta la tavola, l'ho detto sempre io. Ragazzi, tra noi e loro non c'è tutta questa grande differenza. Hanno però questo attaccante fortissimo e poi su centrocampo è molto più forte di noi. E questa Juventus picchia due centrocampisti veramente forti forti. Ma guarda, io dico la verità, se mai non c'è bisogno neanche su Acara, insomma l'ha preso, sono contento, vediamo com'è. Se veramente vuoi vincere il campionato, a me anche con Kessié e con Milinko Savic. Che mai sento dire che là non giocano più giocare in Arabia Saudita. Io prendevo quei due, li mettevo, collocavo in questa Juventus. Noi, guarda, veramente che noi ce la giocavamo ad armi pari con questa Inter. Vedi che ti dico, con che se e Milinko Savic, che sei tu, capito? Però se pigli su Alcaraz, va. Il prossimo anno si parla di Henderson, il prossimo anno mai un altro campionato. Vediamo, ragazzi, vediamo. Comunque, ripeto, non lo conosco. Non ho chi cazzo è sto Alcaraz. Mi fa piacere che Giuntoli l'ha preso, quindi se l'ha preso Giuntoli, un ragazzo giovane, vuol dire un ragazzo promettente, ma no perché lui dice di stare minchia, capisci niente, capisci quello, copia e incolla, no ragazzi è fortissimo, l'ho visto io giocare perché, poi però è pigro, però è forte, no? O è pigro o è forte, poi dice no ma sai i passaggi alti non li fai, i passaggi bassi, ma che cazzo va a spiegare quello, guarda. Comunque ragazzi... Alcaraz dice affare fatto, ma speriamo che sia un buon giocatore sempre per la nostra Juventus. Ti saluto, guarda, mi aspetto 8.000 avviso, perché visto che ha parlato lui, come parla lui, 8.000 avviso, parlo io, non va bene, perché io se dicevo stesse cose, non arrivavo anche a 1.000 avviso, perché poi parla quello, sapete, capisce di calcio. Quindi voglio vedere ora se io ho 8.000 avviso, se è tutto capito come... però di facciata la gente pensa, no, ma quello capisce di calcio, dai, ha giocato. Cioè, capito come? Cioè, basta che uno fa uno studio, come, che poi se faceva così. Leggia. Ha letto la storia di Alcaraz. Vi saluto, Giuntoli! Parliamo seriamente, Giuntoli. Speriamo, se l'hai preso tu, vuol dire che sei forte.
Un bacione a Giuntoli, mi piglia due momenti quando parla quello mi fa male la testa, ma proprio te, veramente ragazzi, io quando parlo, mi vengo nervoso quando parla quello, io non potrei guardare mai un 22 di video, dice, o tu mi dai in bye, ma tu ne hai fatto quasi 20, ne hai fatto più, però ragazzi, come fa lui 22 video, uno, questo è un copia e incolla, capito? Voglio vedere se c'ho pure 8.000 viso, e lui l'ha spiegato, ho fatto copia e incolla, che fa? Che cosa cambia? Comunque, non conosco chi è Alcaraz, non lo conosco, spero che sia un buon giocatore. Vi saluto, ciao.